Da oggi in libreria Il candore delle cornacchie, il primo libro dal carcere di Re Bibbia dell'ex presidente della regione Totò Cuffaro. Da oggi è in vendita nelle librerie Il candore delle cornacchie, come le mie prigioni di Silvio Pellico e il primo libro dell'ex presidente della regione Totò Cuffaro. Tra le pagine ricordi, stati d'animo, il presente e il futuro che Cuffaro affida in anteprima come lancio dell'opera al Corriere della Sera. A Gian Antonio Stella, il detenuto eccellente a Re Bibbia, risponde sui primi 376 giorni di reclusione. E spiega il titolo, Il candore delle cornacchie, perché sono volatili di casa al carcere romano, volano e riposano. Se comprate il libro per leggere di rancori o di allusioni, allora sarete delusi. Cuffaro invece ha coltivato un diario e il frutto prodotto è offerto alla lettura. L'esperienza umana tra le sbarre e Cuffaro scrive con esattezza quanti giorni ancora sono da scontare fino alla fine pena, 1753. Le sue parole, sento i miei genitori due volte al mese per non più di 5 minuti ciascuno, una donna invece mi invia cartoline ogni giorno da quando sono entrato in carcere. E sono tanti i visitatori che anziché scrivergli entrano a Re Bibbia. Sì, è vero, conferma Cuffaro, oltre 100 fra parlamentari, deputati e senatori sono venuti, tra gli altri anche prelati, sacerdoti, vescovi e qualche cardinale. E poi Marco Pannella, il 31 dicembre del 2011, che è stato qui a cenare con agenti e detenuti. Poi i rapporti con i compagni di cella e sfogliando il candore delle cornacchie si legge di Ciccio Ergastolano che si è diplomato in carcere e adesso prepara la laurea in giurisprudenza e Cuffaro scherza, con Ciccio siamo due volte colleghi di carcere e di università. Poi Alid, un rom musulmano senza permesso di soggiorno che ha chiesto a Cuffaro di celebrare insieme il Ramadan. E poi Santino, che gli preparò la branda per la sua prima notte a Re Bibbia. Storie umane e di umanità, candide come il candore delle cornacchie.